cazzo perché lagga. Bentornati ragazzi, questo è... Oh cazzo, ho levato la torcia, vaffanculo. Allora, benvenuti al secondo episodio. Allora, voi veramente pensavate... Attenzione un attimo, devo abbassare questo cazzo di music perché mi buca le orecchie. No, ma sono le tritton, un attimo che... Ok, stavo morendo. Stavo dicendo, veramente pensavate che avrei passato un'intera notte là fuori con quella gentaccia? No, vi sbagliavate. Infatti io vengo qua, mi chiudo qua dentro. Ora vengo qui, mi costruisco grazie al mio crafting un bel lettino. Pappa. No, aspetta. Aspetta che non ho la legna. La trasformiamo subito. Comunque, abbiamo gli obiettivi, almeno ne abbiamo una parte. Adesso mi faccio una bella dormita e poi cominciamo subito con quello che è davvero il primo episodio della serie, si può dire. Il letto leviamolo e trasferiamoci subito in un'altra parte del mondo. Prendi questo Watch Branch Blank. Ok, comunque vi volevo dire, allora ho letto un po' i commenti riguardo al fatto che mi crashava in quel modo. E c'era uno particolarmente interessante che diceva che crashavo perché nonostante io avessi Minecraft Premium usavo il Minecraft Launcher, quello dell'SP, Minecraft SP Launcher. Sono andato sul sito, ho scaricato quello originale e per adesso sembra funzionare. Quindi ringrazio di cuore veramente chi ha scritto quel commento perché mi ha aiutato. Poi ho anche inserito la Optifine, come da voi reiterate volte consigliato, e per il momento, come per l'altra cosa, sembra funzionare. Non vorrei guffarmela perché ne conosco, quando dico una cosa va ovviamente per il verso sbagliato, però sono fiducioso, sono molto fiducioso e vi ringrazio. Poi devo dire una frase che mi è stata consigliata da un genio, riguardo soprattutto al video che ho fatto l'altro giorno, era sulla pazzia. Che essere pazzo significa essere guarito. E quindi fate due calcoli, 1 più 1, 2, sono guarito. Io sì, sono fra quelli che sono guariti e quindi ne vado fiero. Allora, partiamo però con gli obiettivi che mi sono segnato su un foglio. E vi dirò che ne manca ancora uno da assegnarmi. Ora ve li leggo. Allora, per quanto riguarda quelli semplici, ce ne sono tre. Come... Oh, davvero, you don't say. Allora, facile, crea un'incudine. Non so nemmeno come si fa, però la costruirò prima o poi. Facile, costruisci una dimora di due piani. No problem, where is the problem? Farò la peggio villa. Facile, rimorchia una papera. Questo l'ho scelto perché mi è rimasto simpatico. Non so come farò a rimorchiarmi una papera, però state pur certi che lo farò. Ok, passiamo a quello che è poi il meglio. Scusate per l'abusamento sulle vostre orecchie per un momento. Allora, dormi con la porta aperta un'intera notte. Non dovrebbe essere così difficile, però se me l'avete messo come medio vorrà dire che appunto entrano gli zombie tipo sempre, ok? Perché ho due cosciotte, vuol dire che sto per morire. Sarà meglio se mi costruisco una fornace. Allora, eccoci, inizia a laggare. È un po' sconcertante questa cosa. Comunque, secondo episodio, secondo iscrittivo medio, crea 7 torte e divorale in 2 giorni. Non dovrebbe neanche questo essere troppo difficile, quindi dovrebbe... Oh, sta laggando, vaffanculo! Mi devo incazzare! Cioè, ho messo pure la Optifine! Sì, no, ho rivisto quella linea verde, no, ti prego non mi crashare. Ti prego non mi crashare, ti supplico. Ma che cazzo ti ho fatto di male? Ho comprato... What the fuck is that? Cos'è sta roba, ragazzi? Oh mio Dio! Ma siamo sicuri che ho inserito la Optifine? Cos'è questo coso? No, io mi preoccupo, eh. Allora, fra che ora sta laggando veramente tanto. Questo cos'è? Un dungeon? Non è un dungeon. È la merda. Oh mio Dio. Mio Dio, ma che cazzo è la roba? Ma cos'è? Ma cosa sei? Ma cosa sei? Sì, va bene, miscele leve. No, ascoltami, ragazzi. Allora, qui non si va per nulla d'accordo. Io avevo firmato un patto nel quale dicevo che avrei fatto una serie normale. E questo è tutt'altro. Cos'è? Cos'è?
Fra questa linea verde che mi rompe il cazzo. Fai là. Oh, si è aperto roba qua. Si è aperta una strada. Mi cago in mano, aspettate. Allora, fammi un po' di stick. Per cos'è quella linea verde? Ma perché non va via? Dà fastidio e basta. Non è utile per niente. Oh. What the fuck? Da dove viene sparata la freccia? Da là davanti. Allora, ho rischiato di morire. Una chest. Ah, soldoni. Poi. Oh. Bastardi, perché non funzionano le torce qua sotto? E vi spacco tutto. No, ragazzi, che... Ragazzi, è successo qualcosa di incredibile. Mi è crashato Minecraft. E mi è tornato indietro nel tempo. Guardate. Mi è tornato indietro nel tempo. A dove ero prima? Ho gli stick. Ho la coal, ma non ho le torce. Ok, allora. Va bene essere pazzi, ma... Non essere idioti, che cazzo sta succedendo? Che cazzo è questa? Una macchina del tempo? Guardate, io vi giuro che non ho toccato niente, era così. Era così, l'ho trovato in questo modo. Cioè, rimango allibito, ve lo giuro. Ma che cazzo è sta roba? Puttana Eva, ma io volevo fare una... Ci sarà qualcos'altro, sicuro. Qui è successo. Io volevo fare una serie normale con i vostri obiettivi e mi trovo queste cose. Vabbè, no, ok, dai, ci devo stare lontano, devo resistere alla tentazione. Comunque, si può dire obiettivo impossibile. Torna indietro nel tempo, Steppin lo ha compiuto. Cioè, io mi invento l'obiettivo impossibile e l'ho compiuto perché mi ha fatto tornare indietro. Non mi chiedete come. È successo e basta, vabbè. Io ho sempre più dubbi di aver inserito la giusta mod. Comunque, cominciamo subito. Allora, il primo obiettivo era quello di costruirsi una casa. E io, che sono il peggio idiota. Prima mangio. No, fermi. Costruire cibo. Non voglio morire di fame. Uno, due. Cos'è qui? Ah, il ghepardo, ok. Quello, fino a prova contraria, dovrebbe esserci normalmente. Da qualche mod da questa parte. Allora, costruire. Cuociti, sì. Nel frattempo io mi faccio la legna, ma questa legna è di colore bruttissimo. Proprio il più brutto della storia. Vabbè, non importa. Inizio a costruirmi la casa. Che è il primo obiettivo. Uno, un ragazzo mi ha scritto un messaggio privato. Allora, costruisciti una casa. E ha aggiunto. E fai in modo di sopravviverci fino alla fine. Come se fosse un paio di obiettivi. Cioè, obiettivo semplice, suicidarsi. Obiettivo difficile, sopravvivi fino alla fine della serie. Non morire mai. Ok. Siamo consapevoli tutti i ragazzi che non sarà possibile che io non muoia mai. Quindi, inutile porselo, metterselo come obiettivo. È inutile, ve l'assicuro. Ok. Sono anche vicino qua a parecchia sabbia. Sì, parecchia sabbia. Quindi possiamo farci subito il vetro. In fretta prima di iniziare a morire di fame. Cosa che sta per accadere. E poi inizieremo ad andare in miniera. Perché non ho finito prima. Ho trovato il dungeon e quindi mi sono distratto. Ma uno degli obiettivi difficili è quello di buttare via 5 diamanti nella lava. Cioè, quello non è difficile da fare se ci pensate. Ma sarà difficile farlo fare al mio omino. Cioè, volete uccidermi voi? Non posso buttare via i diamanti, cioè siete folli. I diamanti mi servono, ragazzi. Pensateci bene, siete sicuri di volermelo far fare? I diamanti ne ho bisogno. Pensateci bene, è una cosa sbagliata. Vabbè, lo farò. Lo farò. Oh, cibo. Ok, visto che la notte credo si stia avvicinando, io mi inizio a preparare la porta e vediamo se già la prima notte riuscirò. Vieni qui, buttalo là. Già la prima notte riuscirò a dormire con la porta aperta. Io la lascio aperta già da adesso. E poi vabbè, dopo ci verranno. Il letto lo piazzo qua. Sbam! Ora mi faccio una pala e vado a pigliare un po' di sabbia. Questi 6 iron ore dove li ho trovati? Non lo so. Però, ah sì, li ho trovati nel vecchio coso. Mettiamo qui, boh, sti 5 di legna.
Costruiamoci subito una pala in iron, almeno ci leviamo il pensiero, dai. A parte no, sono un coglione, ce l'ho già l'iron. Metto questo qua. Un paio di questi e andiamo a farci la sabbia. Che poi ci ho visto tanti, tanti obiettivi, cioè tanti iscrittivi. Sono stato davvero contento, abbiate risposto in molti. Però, no, come vi ho detto, non li posso fare tutti. Ho scelto quelli, diciamo, più fattibili, se si può anche così dire, perché uno mi ha scritto obiettivo difficile, trova 50 diamanti. Ora, io ragazzuolo, ragazzuolo mio, con tutto il bene che ti voglio, ma se mi fai trovare 50 diamanti, questa serie non avrà mai fine. Cioè, spero tu ne sia consapevole, lo so che magari l'hai scritto anche per farmi incazzare, però non avrà una fine quella serie, perché è impossibile per me trovare 50 diamanti. Ora, lo so che con il metodo Omega si trovano anche abbastanza in fretta, però 50 sono davvero molti, forse troppi, anzi sono troppi e basta, senza davvero, e senza forse. Ok, poi vai in quel dungeon, andrò a rubare la cobblestone e mi farò una casa di pietra verde, vai, visto che sono un cazzo di malato. Cuoci questa sabbia, qui non c'è niente, qui ha cotto questo, perfetto. Acquire order. Allora, costruisci una dimora di 2 piani, io l'ho fatta di uno solo perché sono un idiota. Quindi vieni su. No, inizia a rifare quel cosino di lato. Ma perché? Perché mi vuole male? Ora ricrascerà, mi tornerà indietro nel tempo. Scommettete? Scommettete? È notte, ragazzi! Allora, è notte, possiamo già dormire con la porta aperta e lo farò. Allora, una torcia qua, 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 una torcia qua. E buonanotte! You can only sleep at night. Ma è notte! Ma c'è il tramonto a casa mia, il tramonto vuol dire che è notte, quindi perché non posso dormire? Quanto ancora devo aspettare? Allora, questi devo piantarli vicino all'acqua. Ah, me li pianto in modo che se in futuro avrò bisogno dei libri, me li faccio easy. Guardate, guardate, è brutto. Poi questa linea verde che trasversa il monitor e mi fa incazzare come una belva. Allora, vediamo di dormire. Porta aperta. Non mi sono fatto neanche una spada. Pazienza. Yes! Cancelliamo l'obiettivo. Dov'era? Ah, addirittura era medio. Dormi alla porta aperta, cancellato. E quindi io direi quasi che questo primo episodio può terminare. Spero che vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace se così è stato. Ricordatevi che mancano ancora 2 obiettivi difficili, quindi scriveteli nei commenti, non esagerate, ricordatevi, io non mi allontanerò mai da questo mondo. Scordatevi anche che vada nel Nether. Io vi saluto ragazzi, qua era Steppi. Buon